pastori vanno con sollecitudine fino a Betlemme dopo l'annuncio dell'angelo. Sono gli umili a gioire del Vangelo, a dare gloria a Dio. Maria, da parte sua, è la donna dell'ascolto e del silenzio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Papa, commentando ieri sera questo brano del Vangelo, ha messo in evidenza i tre aspetti essenziali della nascita di Gesù. L'aspetto biblico, esegesi, il commento di tutto quello che è stato fatto da Dio per preparare la nascita di Gesù. Poi c'è l'aspetto proprio redentivo, la storia della redenzione che passa attraverso le generazioni, prima come profezia, poi come storia dalla nascita di Gesù. C'è in cammino una comunità che è il popolo di Dio salvato da Gesù Cristo e che giorno dopo giorno fatica, sfida il male, pronuncia la parola del Vangelo per nascere con una coscienza nuova, quella di aver ricevuto da Dio un dono immenso, infinito, che è appunto il Figlio suo Gesù Cristo. E poi l'aspetto sociale, le conseguenze, cioè che avvengono nella società in forza del Vangelo, in forza di tutto quello che col Vangelo noi riceviamo, i doni della grazia, eccetera. Quindi è giusto allora guardare in una dimensione universale quello che qui celebriamo in una camera ristretta, in un'assemblea limitata. E allora andiamo per gradi, vediamo San Paolo come commenta la nascita di Gesù scrivendo al suo discepolo Tito. Io vi consiglio questo piccolo brano delle parole di Paolo di metterle in una cornice, tenerla all'ingresso della vostra casa. Chi viene a visitarvi deve sapere che voi camminate secondo queste parole. Figlio mio, quando apparvero la bontà di Dio Salvatore nostro, già San Paolo lancia la parola Salvatore, è nato il Salvatore, e il suo amore per gli uomini. Quindi Paolo racchiude in tre termini: la bontà, l'amore e la grazia. Ma leggiamo. E dunque apparve la bontà di Dio. In questo versetto, in questo rigo, già
noi sentiamo la vergogna per quelli che bestemmiano Dio, perché chi bestemmia Dio è come se dicesse Dio è cattivo. Invece ecco San Paolo, c'è la bontà di Dio. Quando apriamo gli occhi la mattina ci dobbiamo ricordare che siamo peccatori ma siamo amati. Dio è con noi. Ecco la nascita di Gesù. Dio è con noi. Allora questa bontà di Dio deve essere prima conosciuta, poi deve essere contraccambiata e poi deve essere anche celebrata, testimoniata. Se un cristiano non è capace di dimostrare con la condotta di vita le parole del Vangelo, starei a dire serve poco venire a messa. Allora, dentro di noi deve nascere una pianta nuova, una luce divina. I pastori perché sono andati? Perché sono stati avvolti da quella luce che emanava dagli angeli annunzianti la nascita del bambino Gesù e l'invito, andate a vedere, andate a Betlemme. Dov'è Betlemme per noi? Storicamente è lì dove si trova la città di Betlemme, nel territorio musulmano, però lasciano liberi i cristiani di andare a visitare Betlemme. E però al di là della Betlemme geografica, dove la troviamo noi la Betlemme? Dove si celebra la nascita di Gesù con la comunità? Qua. Qualunque chiesa si celebra la messa e si fa un presepio. Quello, per esempio, è l'immagine storica dell'evento. Sull'altare invece è la realtà rinnovata della nascita di Gesù. Quell'ostia e quel vino si trasformano in divinità. È talmente grande questo mistero che noi quasi quasi confessiamo di non essere capaci di capire, allora giriamo al largo. Sì, sì, Gesù Cristo, sì, ma il prete, la messa, quelle no, perché non hanno capito niente, perché Gesù Cristo è qua, non è per la strada, al volante della macchina, ci sta lui, ci sta Gesù, guarda, protegge, aiuta, come no? Sei chiamato, sei invitato, ma lo fa pure se non è pregato. Quanti miracoli il Signore fa che nessuno mai lo saprà sulla terra. Ma è qua che si rinnova questa nascita sacramentale, ed è questa con cui noi abbiamo a che fare direttamente. Nel passato c'erano dei signori che non si abbassavano ad andare in chiesa, nemmeno quando moriva una persona di famiglia. Davano un'offertina, qualche centesimo a un poveretto che frequentava la messa, diceva, va alla messa per conto mio, fa questa comunione per mio padre, per mio fratello, capito? Si delegava, tanta era l'ignoranza, si delegava. Il sacramento è per ciascuno di noi. La nascita di Cristo sull'altare è per ciascuno che viene a Gesù Cristo, e non solo il giorno di Natale, perché nasce ogni giorno. Betlemme è ogni giorno sull'altare. Svegliatevi, capitelo questo. Ma voi vi siete svegliati e l'avete capito, perciò siete qui, perciò il Natale vostro è vero. Ma per molti altri è una panettottata, non so come dire, panettone. Quello che dobbiamo sentire oggi è che Gesù, proprio come 2000 anni fa, viene per la sua bontà, viene per suo amore e viene per donarci la grazia. Ve l'ho detto, San Paolo riunisce in queste tre parole, mettetevele bene in mente, la bontà di Dio, l'amore di Dio, perché eravamo tutti disgraziati, azzoppati dai peccati, no? Condannati alla morte eterna, e il nostro Salvatore viene così, per
la sua bontà, il suo amore e la sua grazia. La grazia è nel sacramento e la prima grazia è nel battesimo. Ecco Paolo allora, il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per le opere giuste nostre, non sarebbe bastata mai l'opera degli uomini per riaprire il paradiso, ma per la sua misericordia. Allora noi celebriamo la misericordia di Dio ogni volta che celebriamo un sacramento, ogni volta che saliamo all'altare e ripetiamo: questo è il mio corpo dato in sacrificio, offerto in sacrificio per voi, questo è il sangue versato sulla croce per voi, questa è misericordia, misericordia di Dio, non è una parola vuota, con un'acqua che rigenera e rinnova. Rigenerare significa rifare nuovo e rinnovare significa qualificare ancora meglio, e questo avviene dal primo sacramento, quando viene detto: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io ti battezzo, ti bagno, ti immergo nella grazia di Dio, e nello Spirito Santo che Dio ha effuso su di noi in abbondanza. Nessuno può dire che Dio ci fa patire la fame spirituale, proprio no, e in abbondanza. E questa espressione ricorre più volte nel Vangelo, che Gesù dice: vi ho dato la gioia in abbondanza, la grazia in abbondanza. Per mezzo di chi? Per mezzo di Gesù Cristo che celebriamo oggi nella nascita. Salvatore nostro, l'ha detto prima e lo ripete San Paolo, Salvatore nostro, Gesù, che mi hai salvato. Io lo so che tu sei buono con me che sono cattivo, io lo so che tu mi ami con me che sono freddo, io lo so che tu mi perdoni i peccati con la grazia e mi accompagni ogni giorno con la misericordia. Sentitele queste cose dentro, vi prego. Affinché giustificati proprio per questa grazia, giustificati significa restituiti a Dio come innocenti, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. Rimane ancora una parte che dobbiamo ricevere, tutto quello che io vi ho detto l'abbiamo già ricevuto, no? La profezia, la nascita, i misteri, i sacramenti. E adesso ci rimane da ricevere il premio finale, e quello l'avremo quando ci presenteremo al Signore giustificati, santificati e rinnovati. E allora diventiamo adesso, lo siamo già, io, voi tutti insieme, i cristiani viventi, siamo popolo della speranza. Andiamo a testa alta di fronte al futuro che ci aspetta, e quindi anche alla morte, al giudizio, sapendo che siamo stati giustificati, amati e salvati. Ve lo ricordate almeno per la giornata di oggi, quello che vi sto dicendo? Finalmente, così scompare la tristezza dal volto di tutti noi battezzati, e finalmente si sveglia nel cuore il desiderio, ma il bisogno. Io rileggevo ieri la vita di San Charbel, monaco vissuto una settantina d'anni, digiuni e penitenze, mangiavo qualcosina ogni giorno nel pomeriggio e basta, niente fuori pasti, vegliava quasi tutta in preghiera, e quando è morto la luce da quel corpo che era lì era talmente forte che i monaci non sapevano più dove nasconderlo per liberarsi da questa luce che emanava dal corpo. L'andarono a ficcare in un sotterraneo, ma anche da là la luce usciva, arrivava fuori. Corse l'ufficiale dei carabinieri a dire: qualcuno sta a rubare, dice all'abbate. L'abbate dice: no, non ci stanno a rubare. E
e Ciarbeli che continua qua a proiettare la luce da sottoterra. È la luce Gesù, quando lo ami, quando credi nella sua bontà, quando ti commuovi. Ultimamente c'era su una cronaca del Ivo Barzotti, un sacerdote molto pio e quasi direi un mistico, cioè uno che si diletta di queste verità e le gusta nel cuore, guidava un gruppo di pellegrini nella Terra Santa. Quando arrivò al punto dove è nato Gesù, si cadde in ginocchio con le mani che si copriva il viso. Qui, qui è, qui è. Altrove ha spiegato tutti i dati, le circostanze. Lì è rimasto soltanto con queste due parole. Qui è nato, qui, qui è nato. Allora, anche quando andate a Loreto, la Santa Casa, leggete, noi quando diciamo l'Angelus diciamo et verbum caro factum est, il verbo di Dio si è fatto uomo. Quando invece andate a Loreto e guardate la Santa Casa, lì c'è scritto hic, hic, qui, verbum caro factum est, qua si è incarnato Gesù nel seno di Maria. Che bella la festa del Natale, però consideratevi invitati qua in chiesa da Gesù, dalla Madonna, da San Giuseppe, dagli angeli, però a casa vostra invitateli voi, invitate Gesù, la Madonna, dovremmo parlare di più della Madonna. In tutta questa pagina del Vangelo, storia, i pastori che sentono, andiamo a vedere, e poi trovano che le cose stanno come è stato detto loro, e poi lo raccontano, e poi la gente finalmente si sveglia e dice: ma allora questo evento è accaduto? In mezzo a tutte queste cose, guardate cosa dice San Luca. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questa è la caratteristica della donna, della madre, è il calendario vivente di ciò che accade nella famiglia, nella sua vita. Ma qui parliamo della madre di Gesù. Quanta commozione, certo anche le lacrime, ma la sua santità, la sua immacolatezza risplendono proprio come la luce dello stesso Gesù. Grande è la bontà di Dio perché ci ha dato questa madre. Grande è l'amore di Dio perché per mezzo di questa madre ci ha dato Gesù. Grande è la bontà di Dio perché continuamente passa a noi quella pienezza di grazia. L'Arcangelo dice: Ave Maria, piena di grazia. Quella pienezza di grazia viene a noi. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutto. Re dei re, nel presepio t'ammiriamo, Gesù caro, re dei re. Ogni povero è contento e t'adora, re dei re. Qui c'è freddo, con l'amore ti scaldiamo, re dei re. Sei bambino, con la mamma ti vegliamo, re dei re. Sei la vita, sei l'amore, ci dai forza, re dei re. Ci inchiniamo, con l'incenso t'onoriamo, re dei re. Ti innalziamo con la gioia, prece e canto, re dei re. T'aspettiamo, nostro amico, tu ci salvi, re dei re. Noi doniamo tutto a te, t'acclamiamo.